Benvenuto a tutti amici di iTech Italia, siamo qui con il Google Cardboard che vi abbiamo fatto vedere l'altra volta montato e come fare a montarlo. Oggi andremo a vedere brevemente e molto semplicemente perché così è come utilizzarlo. Abbiamo qui il Asus Zenfone Selfie, avevo promesso a qualcuno una preview e quindi eccolo qui, nei prossimi giorni lo vedrete recensito, avete visto oggi il test video. Quindi, cosa c'è da fare per utilizzare Google Cardboard? Semplicemente scaricare l'applicazione. Sto cercando la luminosità adatta, ecco qui. Questa è l'applicazione. Come vedete, già qui c'è questa animazione che ci permette di navigare all'interno del display, proprio a farci capire di cosa stiamo parlando. Quindi, bisogna iniziare la configurazione. Semplicemente, nel Google Cardboard troverete questo QR code. Basterà farlo leggere al dispositivo, veramente istantaneo, e uscirà questa dicitura, cioè che praticamente è stato collegato con successo al dispositivo Google Cardboard. Quindi basterà andare avanti. E come vedete, qui ci spiega di semplicemente inserire il dispositivo all'interno del Cardboard, in questo modo. Ora non lo faccio così che possiate capire di cosa si sta parlando e partirà dall'applicazione che è scaricabile dal Play Store, ovviamente, questo video di presentazione. Come vedete, lo schermo è diviso in due da questa linea, in modo tale che le due lenti siano diverse. Vi faccio vedere brevemente questo video ed ci si può spostare ovunque. Ora come ora è ancora tutto. Ecco qui. Come vedete, ci si può spostare all'interno del video in qualsivoglia posizione. Qui c'è un gorilla, mi sono spaventato a morte la prima volta che ho guardato questo video, quindi state attenti al gorilla. Niente, è un funzionamento veramente molto semplice, lo schermo viene diviso in due e essenzialmente basterà inserirlo all'interno del cardboard per utilizzare questa simpatica funzione e le due lenti, diciamo, del prodotto ci faranno una specie di parabola all'occhio e in modo tale che ci sembrerà di essere di vivere la realtà che stiamo guardando. Tra l'altro, sempre qui nell'applicazione del Google Cardboard, come vedete, ci sono scaricabili alcune applicazioni, tra cui anche Google Street View, dove praticamente già di per sé contengono dei video a 360 gradi da poter vedere con il Google Cardboard. Ne ho scaricato qualcuno, però sul OnePlus 2, quindi non ce l'ho al momento. Devo dire che sono simpatici e fatti anche bene, nel senso che quando andiamo a vedere un video su YouTube, anche nel caso in cui sia a 360 gradi, cosa succede? Che magari essendo di bassa qualità o magari il wifi un po' lento, non si riesce a vederlo in una definizione abbastanza buona per poterci godere la visuale. E invece scaricandolo direttamente ce l'abbiamo già nel dispositivo e quindi la qualità sarà massima. Come vedete qui c'è la demo del Google Cardboard, qui ci sono varie cose da poter scegliere. Adesso sono partito da una posizione un po' svantaggiosa, però diciamo che avete capito bene sicuramente come funziona. Se avete dubbi, cioè, scrivetemeli qui sotto senza problemi, io vi rispondo appena posso. E spero che questo video vi sia stato utile per chi magari non aveva capito come utilizzare il Google Cardboard. È un funzionamento veramente molto semplice. Ditemi anche cosa ve ne sembra di questo Zenfone Selfie, presto vedrete anche la recensione. Quindi, per il Google Cardboard che abbiamo visto l'altra volta come montarlo è veramente tutto. Per qualsiasi domanda resto a disposizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da iTech Italia.